Architetto, la domanda che tutti vogliono sapere, siamo a buon punto, ma a che punto sono questi lavori della nuova sede del Verona? Siamo a un ottimo punto perché fra qualche giorno, in questo weekend, ci sarà il trasferimento da Via Francia a Via Olanda. Tutti i dipendenti passeranno nella nuova sede. La nuova sede comunque verrà completata nel giro di un mese e mezzo, nel senso che la nuova sede si sviluppa su 4 piani, e più magazzino, più lavanderia. Quindi dobbiamo fare poi tutte le opere esterne, sistemare il magazzino, sistemare la lavanderia, le ultime cose. Ecco, li ha accennati lei, quali sono sommariamente i locali interni a disposizione di questi 4 piani? Allora, piano terra con reception, sala stampa e area ristoro. Primo piano con settore giovanile, secondo piano tutta l'amministrazione con ufficio stampa, marketing, commerciale e ultimo piano con tutta la direzione. Questi mesi sono stati di lavoro intenso, da dove si è partiti? Sono 7 mesi di lavoro e cosa è stato fatto in questi 7 mesi da uno stabile che sicuramente era diverso da come è oggi? Abbiamo lavorato molto perché lo stabile era recente, del 2012, però in realtà è stato completamente rifatto, completamente ristrutturato. Quindi internamente le pareti sono state buttate giù tutte ed è stato fatto un progetto conforme a quelle che sono le esigenze della società Hellas. Beh, proprio con la società Hellas si è creata una bella sinergia tra architetti, progettisti e ovviamente anche gli uomini del club e mi pare si sia lavorato molto bene da questo punto di vista. Abbiamo lavorato molto bene, non è la prima volta che lavoriamo con l'Hellas e abbiamo fatto tanto lavoro in poco tempo, abbiamo fatto presto e bene. Una domanda un po' di cuore, diciamo così, perché il suo cuore sappiamo essere giallo-blu e realizzare la casa del Verona, si spera per tanti anni, è un'emozione particolare quando, nell'ambito lavorativo proprio. Allora, io ho l'abbonamento dal 1978. Quindi è chiaro che fare il lavoro della sede dell'Hellas Verona per me è stato una grande soddisfazione. Invitiamo tutti a questo punto, tra poche settimane, a magari fare un salto a vedere questa sede. Volentieri.